Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione, in particolare voglio parlarvi del manoscritto di Frank Tillier. Ho appena finito di leggerlo e devo dire che sono rimasta in parte soddisfatta e in parte no, perché il libro mi è piaciuto, però devo dire che ci sono dei punti che non mi hanno convinta troppo e mi hanno lasciata un po' perplessa, soprattutto verso il finale. Comunque andiamo con ordine. Questo è un libro che io ho voluto leggere perché sono rimasta attratta da tutte le recensioni positive che avevo letto. Per quanto riguarda la trama, non posso fornire troppi dettagli perché il rischio spoiler è dietro l'angolo. Inoltre, non c'è una trama unica, ma c'è una trama all'interno della trama. Quindi è un libro un po' particolare che sicuramente ha degli elementi di originalità. Comunque, il libro comincia con il ritrovamento di un libro che si intitola appunto Il manoscritto, a cui manca il finale perché l'autore è morto prima di poterlo scrivere. A ritrovarlo è il figlio di questo scrittore di thriller. Praticamente in uno scatolone della soffitta trova questo libro dal titolo Il manoscritto e del quale non sapeva nulla perché il padre non gliene aveva mai parlato. Siccome un libro senza finale non si può pubblicare e lui vuole pubblicarlo, decide di scrivere lui il finale. Tutto questo lo troverete nella prefazione, dopodiché si passerà alla trama centrale del libro che racconta la storia di Leanne, che è una scrittrice sotto pseudonimo di thriller, è definita addirittura la regina del thriller, la cui figlia sparisce. Una sera le manda un messaggio, le dice vado a correre e dopodiché non se ne sa più nulla. Leanne ovviamente è disperata, tutto il libro si concentra sulla ricerca di questa ragazza, sul cercare di capire che cosa è successo, ma anche sul cercare di capire che cosa è successo ad altre ragazze, perché parallelamente ci sono delle altre sparizioni. Intanto vedremo anche come il matrimonio di Leanne sia naufragato, il marito che perde la memoria, ritorna da lei, si concentrano sulla ricerca della figlia, sul cercare di capire che cosa sia successo. Poi c'è un poliziotto dalla memoria prodigiosa che cerca anche lui di capire come si sono svolti i fatti, quindi insomma è un classico thriller pieno di colpi di scena. Ci sono dei temi molto forti: pedofilia, violenza fisica, prostituzione, vengono descritti senza tanti giri di parole, quindi se siete sensibili, magari insomma tenetelo in considerazione. Quindi devo dire che da questo punto di vista sono rimasta soddisfatta. Quello che mi ha lasciato molto molto perplessa è il finale. Io ovviamente non posso dare dettagli sul finale, altrimenti sarebbe uno spoiler, però vi posso dire che il finale non mi ha convinta per niente, non mi è piaciuto più di tanto. Ci sono tante teorie, tra l'altro, sul finale, perché come vi dicevo, questo libro ha una trama principale e poi ha una sottotrama che non è sempre facile individuare. Sono anche andata a vedere tutte le varie teorie sul finale di questo libro, ma sono rimasta comunque poco convinta. Addirittura c'è qualcuno che dice che nella prefazione già vengono svelate delle cose. In effetti, se avete letto il libro e andate a rileggere la prefazione, poi riuscite a capire effettivamente che cosa si intenda. Tuttavia, è un finale che, al di là di tutte le teorie che ho ascoltato e che ho letto, mi lascia ancora perplessa. Però, al di là di questo, il libro nell'insieme comunque mi è piaciuto perché, come vi dicevo, è avvincente ed è un thriller comunque con dei colpi di scena, con dei misteri da scoprire che sono particolari, anche originali, se vogliamo. Quindi assolutamente io vi consiglio di leggerlo, però tenete presente che a seconda di quelli che sono i vostri gusti e le vostre aspettative, il finale potrebbe lasciarvi un po' perplessi. In ogni caso non è detto che l'effetto che ha fatto a me sarà lo stesso effetto che farà a voi, quindi l'unico modo che avrete per saperlo è leggere anche voi il libro e farvi una vostra idea. Comunque io in generale lo consiglio, è un libro a cui do comunque un giudizio positivo perché il thriller ha tutti gli elementi che deve avere, si legge bene, è scorrevole, ha questo elemento originale della trama all'interno della trama, quindi insomma sicuramente ci sono degli elementi che non lo rendono banale, però questa cosa del finale a me comunque ha lasciato un po' di amaro in bocca. Fatemi sapere se l'avete letto e cosa ne pensate. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.